parliamo con Pedrito, uno dei protagonisti di questa partita molto molto importante, una partita che voi avete cercato di giocare nel migliore dei modi, naturalmente assenze molto pesanti, però quelle di Botta e di Galletti che alla fine si sono fatte sentire. Buono, lo primo è felicitare a Rapido Latina. Noi sappiamo che era una partita, penso che la più importante della stagione. Abbiamo andato qua per vincere, noi non manca altra cosa che vincere. Penso anche che abbiamo fatto una partita buona. La effettività di Latina penso che è il punto più importante della partita, perché loro hanno arrivato a porta e hanno fatto gol e noi abbiamo fatto un lavoro buono, però no possiamo fare più. Tra le tante belle notizie di questa serata, l'esordio di Marco Rosella, giocatore della Juniores, che è riuscito nell'ultima parte della partita a rendersi protagonista anche di una bella azione conclusa dal palo. Peccato. Peccato sì, il primo all'esordio che faccio, speravo di fare gol perché loro erano anche uno in meno, purtroppo palo, però sono contento così. Comunque sia, la sua squadra si è espressa davvero molto bene. C'è stato spazio anche per questo tuo finale, che comunque, voglio dire, sicuramente può essere l'inizio insomma di qualcosa di più importante, magari la salvezza acquisita sicuramente potrei trovare ancora più spazio. Speriamo, comunque sia, la squadra ha fatto una grande prestazione, un'ottima prestazione, non era facile perché scontro diretto per la salvezza, tesi, una bella partita, grande vittoria, peccato per il palo, speriamo di fare bene, dai. Lucas Maina è un po' come il genio della lampada per quel che riguarda la Rapido. Quando c'è bisogno di te basta sfregare e esci fuori con una giocata mostruosa. Sì, bisogna dire che era una partita importantissima. Io ho cercato sempre di aiutare la squadra, di non fare né più né meno di quello che posso fare, che è aiutare i miei compagni nel minimo che posso fare. Quindi penso che oggi era una grossissima battaglia e abbiamo vinto, siamo arrivati a centrare un po' questa classifica che ci teneva un po' nervosi, un po' con la testa mossa, diciamo. Il pubblico del Palabianchini ha risposto come volevate, praticamente c'erano le tribune completamente piene, questo è un fattore determinante che poche squadre, possiamo dire, in questo tipo di sport possono avere. Sì, io sono contentissimo di tutta la gente che è venuta. A me particolarmente, come a alcuni dei miei compagni, mi piacerebbe un po' più di casino, di più strilli, canti, cose come c'era una volta quando giocavamo la Serie B. Quindi questo sicuramente ci farebbe tanto piacere, perché la gente c'è, manca soltanto svegliarla.